Il concorso giornalistico, il dono di Massimo, si inserisce in un progetto ancora più ampio, quello che abbiamo presentato e quello che abbiamo lanciato nei mesi scorsi. E proprio in quell'occasione ci eravamo detti che non volevamo soltanto realizzare, donare alla città un monumento che potesse sì parlare da solo, però c'era la necessità di coinvolgere i ragazzi, di coinvolgere i giovani affinché potessero realmente conoscere la figura di Massimo non soltanto come uomo di sport, ma soprattutto per quanto riguarda i caratteri valoriali di questa persona. Ed ecco che oggi siamo qui a supportare il Comitato Massimo Mazzetto nella proposta di questo concorso giornalistico rivolto a due scuole di Reggio per questa prima fase e due scuole di Padova, che vedrà anche un corso di formazione in ambito giornalistico, che perché no, magari potrebbe nascere da qui qualche grande giornalista del futuro. Ecco, quello che noi vogliamo fare attraverso il supporto a questa iniziativa è proprio cercare di metterci in ascolto ancora una volta, soprattutto dei giovani. Lo abbiamo fatto anche in passato con l'assessorato, abbiamo realizzato delle iniziative proprio rivolte all'ascolto dei giovani, che esprimendosi con azioni forti, probabilmente vogliono dirci qualcosa, probabilmente vogliono allertarci rispetto a uno stato, a una condizione in cui sono. E questo progetto si inserisce proprio in questo percorso che si vuole fare, in questo percorso che vuole dare proprio ascolto e vicinanza ai ragazzi, e nasce in sinergia tra realtà diverse, tra assessorati, l'assessorato allo sport, l'assessorato all'istruzione, politiche giovanili, e con la collaborazione anche di Carmelo Versace, delegato all'istruzione, allo sport per la città metropolitana. Tutto questo al fine di poter costruire qualche cosa che possa rimanere nel tempo e che possa essere tramandato, un qualche cosa ricco anche di passione, ricco anche di sentimento, che sicuramente legato al mondo dello sport può soltanto fare del bene.